again, but it doesn't sound sincere. I'm hitting the ground again, and it stings you. Pesicchio. Sì. Sono Cruciani, come andiamo? Ah, tutto a posto, tutto a posto. Che casino è successo? È successo un casino che hanno travisato solitamente una frase detta in quel modo e quindi... Beh, travisato. E quindi sono finito nel tritacarne. Beh, io sono abituato, amico mio, non ti preoccupare. Lo so, io sono un tuo fan. Però, scusami, Pesicchio, adesso, tu che chiedi scusa dopo, ti sei andato a scusare dicendo non volevo dire quelle cose. E quelle cose sono molto chiare. Tu non sopporti che ci siano degli arbitri donne, non sopporti il fatto che in uno sport, almeno per quello che riguarda i maschi, ci siano delle donne di mezzo, mi sembra molto chiara quella cosa lì. Ma questo io lo confermo questo. Le scuse le ho fatte se nel caso in cui io avessi sbagliato contro la signorina e non ho sbagliato. Però io confermo. Ma in che senso non hai sbagliato? Scusa. E io non ho offeso, non ho offeso la signorina. Ma come? Hai detto è uno schifo. Guarda, è inguardabile. È uno schifo che la FIGC manda sui campi di calcio a uomini e donne. Una promiscuità inaccettabile. Io confermo questo. Scusami, tu hai detto è uno schifo vederla sul campo di calcio. È una barzelletta. Guardate, è impresentabile. E che cazzo c'ha di impresentabile? Scusa. Il fatto che una donna non può entrare in 21 maschi. Non può stare. Ma perché? Perché la promiscuità non ti piace da questo? Perché un guardaline donna, un assistente donna non ci può stare? Che pericoli corre? Oppure qual è il problema? Allora, se vieni qua nel Cilento ti accorgi di che pericoli corre? Innanzitutto sono vessate, sono insultate, sono malmenate. Sì, però tu non l'hai detto in difesa, hai detto semplicemente è uno schifo, hai detto è una barzelletta ed è impresentabile. Perché è impresentabile? È una barzelletta, l'atteggiamento della federazione lo confermo e chiedo le dimissioni di Nicchi. Nicchi è il capo degli arbitri. Andare, Nicchi, perché tu non sai cosa succede in Campania. Bisogna condannare quelli che insultano le donne, non i cosi, non mandare via le donne dai campi, no, scusami. Aspetta, no, non dico che vanno mandatele via. Le donne vanno ad arbitrare Juventus o Fiorentina. Quello è la discriminazione. Cioè, tu dici le donne con le donne e gli uomini con gli uomini. Esatto, questo è su questo per me è un principio basilare. Cioè, nel calcio maschile ci sono gli uomini che arbitrano, nel calcio femminile le donne. Le donne, che se ho sbagliato, se qualcuno pensa che io abbia sbagliato, beh, certo, direi. Scusa. Vabbè, ma questo è un modo per dire e per chiedere scusa, per cavarsela. Certo che ha sbagliato. No, ma cavarsela da che cosa? Dal fatto che ti stanno attaccando tutti perché hai detto è uno schifo, è inguardabile. Perché il tritacarne mediatico, Cruciani, tu lo sai benissimo. Ma non c'è nessun tritacarne. Caro signore, come? Sono Parenzo, non c'è alcun tritacarne, caro signore. Caro gentile, non posso dirlo perché non è gentile. Siete così tanto simpatici. No, ma non è questione di simpatico o antipatico. Non c'è alcun tritacarne. Ho detto quello che pensano tutti. Ha detto quello che c'entra, ma non sempre. Lo pensano tutti. Allora, le donne con le donne, gli uomini con gli uomini. Tu dici. Lo pensano tutti. Allora, però, attenzione. Le donne, gli uomini con gli uomini. Attenzione, io. Attenzione, io però. Su questo lo posso anche appoggiare, perché lui dice una cosa: gli uomini, il calcio è maschile, devono arbitrare gli uomini, il calcio femminile che sta crescendo, le donne arbitrano le donne. Ho capito, però amico mio, tu non è che hai detto solo questo, non è che hai fatto questo. Se volete fare le pulci al fatto che io mi sia espresso male, fatelo pure. Ma questo è il concetto, lo ribadisco. Quando uno dice è uno schifo vederla sul campo. È uno schifo mandare le donne a fare. No, tu non hai detto questo, è uno schifo vederla sul campo di. Cioè, a te ti dà fastidio l'idea che ci sia una donna lì, perché? No, ieri una partita con 40.000 persone, con donne in campo, c'era un uomo che arbitrava. Questa è la vera discriminazione che fanno alle donne. Cioè, tu dici la discriminazione è questa. Tu, quando hai visto quella là, hai perso la brocca, no? Hai perso la te partita. Sono lei. Ogni volta che vedo un arbitro o un assistente donna perdo la brocca. Perdi la brocca ogni volta. È una cosa che mi dà fastidio. Ma perché ti dà così fastidio? Che te ne frega? Quella è brava. O è brava o non è brava. Vieni con me a vedere, vieni con me a fare le telecronache qui sui campi di calcio. Vedi che cosa combinano. Che combinano? Che combinano? Vieni a vedere. Che cosa combinano? Chi era da dietro? No, è un attore che io sto qui da un attore, perciò. Da un attore importante che recita con 6 anni. Ma io voglio capire una cosa, scusa, sì. Allora tu chiedi scusa a questa ragazza o no? Ma innanzitutto a lei, a questa Annalisa Moccia, chiedi scusa perché le mando anche i fiori. Le mandi i fiori? Ecco, perché io a lei, con lei non c'ho niente. Prima hai detto che era inguardabile e poi le mandi i fiori. Tu capisci che è una follia, no? Se la vedevi tra tutti quei maschi, lei con le
protuberanze femmine, la cosa di cavallo in un campo di calcio, ma che stiamo scherzando? Ma perché deve andare via? Ma perché non ho capito le come con le protuberanze femmine in un campo di calcio? Tette, no? Ho capito, allora ma che si vedevano? Come lo vai a fare? Aspetta, come lo vai a fare? Fammi capire. Che personaggio schifoso. Un tetto a tetto, come lo vai a fare quando gli arbitri attaccano i giocatori e viceversa? Ma scusami, come attaccano? Va là davanti, cioè tu dici che i giocatori gli guardano le tette? Dove si spogliano qui nel Cilento? Gli spogliatoi come sono? Porte aperte, non ci sono manco le porte con le donne che si spogliano. Ma ho capito, vanno a fare riconoscimento con i ragazzi che tengono ancora l'asciugamano vicino al basso ventre. Ma che scherzi? È uno schifo! È uno schifo. Non ho capito, tu, secondo te, non ho capito, il tetto a tetto in campo quando devono andare, che ne so, ad ammonire qualcuno, non possono andare perché c'hanno. Ma è una cosa ridicola, ma che scherziamo? Ma non hanno le tette di fuori! Non hanno le tette di fuori, hanno i pantaloncini e hanno la maglietta. La protuberanza ci vede. La protuberanza. Lei sa che gli hanno mai detto che lei è una brutta persona? Ecco, glielo dico io. Tale e quale a lei. Sì. No. Non a Cruciani, di cui sono un fan. Ecco, e lo ripeta. E tu sei il brocco che tiene che regge la candela a Cruciani. Posso dire? Io, grazie. Mi vergogna. Lei quindi la pensa come Cruciani, giusto? Sono esageriato. No, per capire. Io sono un fan di Cruciani. Oh, mi basta questo, amico caro. Lo può ripetere ancora per tu cortesia? Tu sei lo scendiletto di Cruciani. Sì, sì, sì. Ripeta ancora. A me piace io la penso con io che ho detto questo sulle donne. Ma non su questo, su altre la cose, penso magari. Come dai. Cruciani. Dai, può ripeterlo. Ci vogliamo scherzare sopra, ci scherziamo. Non c'è da scherzare. Io però voglio capire una cosa. Dunque, tu vuoi mandare i fiori a questa assistente? Sì, ma io alla ragazza non le ho detto niente. È inguardabile nella maniera in cui, voglio dire, lei anche a centrocampo non ha quello stile di maschio, non ha quella. Cioè? Cioè, non ha quella forza, non ha la presenza. Questa è una categoria per maschi, è proprio fuori luogo, sono impresentabili sotto questo aspetto. Questo voglio dire. Che fai dunque? Fiori alla moccia. Fiori alla moccia, l'ho fatta diventare famoso, dai. Vabbè, ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Amico mio, le protuberanze femminili, vessicchione mio, come fanno a fare il tête à tête con i giocatori maschi, le donne di fondo?